Pietro Ubaldi, La grande sintesi, sintesi e soluzione dei problemi della scienza e dello spirito. Edizioni Mediterranee. O voi avete la purezza d'animo, la sincerità delle intenzioni, e allora nelle mie parole sentirete la verità, senza prove esteriori, ecco l'intuizione, per il loro tono e contenuto. O voi siete in malafede, vi accostate con doppio fine, per demolire o per speculare, perché oltre ogni discussione avete posto già il preconcetto del vostro interesse o godimento, e allora siete armati per respingere qualsiasi prova. Il fatto non è esteriore, apprezzabile con i sensi, quindi sempre discutibile per chi voglia negarlo. Ma è fatto intimo, intrinseco. La prova vera è una sola. È la mano di Dio che vi raggiunge nelle vostre case, è il dolore che superando le barriere umane vi tocca e vi scuote, è la crisi dello spirito, è la maturità del destino, è la voce tonante del mistero che vi sorprende ad una svolta della vita e vi dice basta. Ecco la via. Quella prova voi la sentite, vi turba, vi accascia, vi spaventa, ma è irresistibile, vi muta, vi convince. Allora voi, negatori beffardi, vi inginocchiate, tremate e piangete, il gran momento è giunto. Dio vi ha toccato. Ecco la prova. La vostra vita è piena di queste forze ignote in azione. Sono le più grandi, quelle da cui dipendono le vostre vicende e il destino dei popoli. Quante non sono pronte a muoversi nell'ignoto domani, anche contro di te che leggi? Gli incoscienti alzano le spalle al domani. Solo i coraggiosi osano guardarlo in faccia, bello o brutto che sia. Io parlo, uomo, del tuo destino, della tua vittoria e dei tuoi dolori del domani, non solo in quel lontano avvenire di cui non ti curi, ma il tuo prossimo futuro. Le mie parole ti daranno un senso nuovo e più profondo della vita e del destino, della tua vita e del tuo destino. Ho già parlato al mondo e ai popoli dei loro grandi problemi collettivi. Ora parlo a te, nel silenzio del tuo raccoglimento. Le mie parole sono buone e sagge e mirano a fare di te un essere migliore, per te stesso, per la tua famiglia, per la tua patria.